Ciao a tutti! Oggi prepareremo le girelle soffici. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora più 3 ore di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo Manitoba, uovo, zucchero, sale, scorza di limone, vanillina, limoncello, lievito di birra fresco, sale, panna fresca, olio di semi di girasole e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. E lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la panna. Il lievito. Ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina, la vanillina, il limoncello, l'uovo, un pizzico di sale e l'olio. E facciamo impastare per 4 minuti in modalità spiga. L'impasto è pronto, trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e riporre in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto, trasferirlo su un piano di lavoro infarinato. Stenderlo con il mattarello formando un rettangolo. Tagliare delle strisce da 3 cm di larghezza. Arrotolare ogni striscia su se stessa. E posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e proseguire così per tutto il resto delle strisce. Far lievitare in forno spento per almeno 1 ora. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso le girelle, adesso le spennelleremo con il latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 20-25 minuti circa. Le girelle sono cotte, lasciate intiepidire prima di servire. Girelle soffici. Possono essere farcite con creme e marmellate. Grazie e alla prossima ricetta!